Cronaca, continuano le indagini su Sebastian Casula. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sul corpo. Strada statale 130, 48enne di Iglesias sbatte contro il guardrail. In gravi condizioni è ricoverato a Cagliari. Pugilato e scomparso a oltre 80 anni il famoso maestro Mario Pizzalis, molto conosciuto a Carbonia e nel territorio. Carbonia Calcio ha presentato il nuovo organigramma della società. Antonio De Sogus, presidente, ha confermato il mister Andrea Marongiu. Buon mercoledì 16 agosto a tutti i telespettatori di Canale 40. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo questa prima parte parlando di cronaca. Continuano le indagini sulla morte di Sebastian Casula. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sul corpo per chiarire ogni aspetto di questa vicenda. Vediamo. Continuano le indagini sulla morte di Sebastian Casula. Il giovane uomo di Carbonia, scomparso l'11 luglio, è trovato senza vita nella pineta di Monte Leone da un gruppo di volontari sabato scorso. Secondo quanto si è appreso, la magistratura ha disposto l'autopsia per accertarsi sulle cause del decesso e verificare ogni eventuale ipotesi. Quando l'uomo è stato rintracciato nella pineta, apparentemente morto per suicidio, era vestito come il giorno della scomparsa e a pochi metri da lui, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, si trovava la sua bicicletta. Ma sono molti gli interrogativi che assillano la famiglia e tutti coloro che lo conoscevano, non ultimo quello sulle motivazioni per le quali l'uomo si è allontanato da casa fino al tragico epilogo, visto che fino a quel momento non aveva dato, a detta di chi lo conosceva e lo frequentava, particolari segni di turbamento o instabilità. A ogni modo, per accertare meglio la verità e ottenere piena tutela, la famiglia ha nominato gli avvocati Gianfranco Piscitelli ed Esther De Plano, che avranno il compito, insieme ai carabinieri della compagnia di Carbonia, di chiarire sotto ogni aspetto questa triste vicenda. Restiamo in tema di cronaca. Un 48enne di Iglesias ieri pomeriggio ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro il guardrail. L'uomo versa in gravi condizioni ed è ricoverato a Cagliari. Vediamo i dettagli nel servizio. Ieri pomeriggio la strada statale 130 è stata teatro di un nuovo incidente. Un uomo di Iglesias, di 48 anni, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, ed è andato a sbattere contro il guardrail. L'incidente è avvenuto praticamente all'entrata di Iglesias e non ha coinvolto altri automobilisti. L'uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, versa in gravi condizioni di salute, al punto che per lui è stato necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale Bruzzu di Cagliari. Sul posto, oltre all'ambulanza per i soccorsi, sono giunti anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale parlando ancora di cronaca. Alcuni giorni fa un imprenditore di Bugerru è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. Sentiamo. Resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio sono le accuse di cui dovrà rispondere un imprenditore di Bugerru, MV di 53 anni, denunciato alcuni giorni fa dai carabinieri nel mezzo di un controllo di routine avvenuto in spiaggia nel medesimo comune. L'uomo, dopo essere stato fermato, si sarebbe rivoltato contro i militari in maniera imprevista e senza alcuna motivazione particolare e avrebbe opposto resistenza quando gli stessi lo hanno condotto in caserma. Dopo il deferimento all'autorità giudiziaria, il 53enne è stato rimesso in libertà in attesa del processo a suo carico. Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale parlando della scomparsa avvenuta ieri a Carbonia di Mario Pizzalis, storico maestro di pugilato molto noto a Carbonia nel territorio. Guardiamo insieme i dettagli nel servizio. È morto nella giornata di ieri, a oltre 80 anni di età, Mario Pizzalis, storico maestro di pugilato nella città di Carbonia. Ne ha dato notizia nella serata di ieri tramite il suo profilo Facebook Giancarlo Matta, altro storico maestro di sport da combattimento conosciutissimo nel territorio. Pizzalis è stato probabilmente il più grande e stimato allenatore della nobile arte nel comune di Carbonia e forse dell'intero territorio. Uomo molto schivo e innamorato della box, nei decenni ha formato decine di pugili che in molti casi hanno gareggiato nelle competizioni nazionali. Con lui se ne va anche un'epoca storica, quella di quando il pugilato, al pari di altri sport come il calcio, era molto diffuso tra i giovani e seguitissimo dai grandi. I tempi del sabato del pugile e delle notti insonni, quando in televisione venivano trasmessi gli incontri dei grandi, e forse gli ultimi, pugili italiani del livello di Nino Benvenuti.
Per Pizzalis la pratica sportiva coincideva con l'educazione di vita e infatti nelle palestre da lui seguite le regole ferree imposte agli atleti erano per certi versi quelle d'altri tempi. Il suo ricordo indelebile resta nella mente dei pugili e dei tantissimi appassionati di una disciplina che ancora oggi stimola forti sentimenti tra chi la segue. Ora cambiamo argomento e parliamo delle polemiche apparse nei social sulla poca ricettività delle strutture turistiche territoriali e della risposta degli addetti ai lavori. Vediamo insieme il servizio di Manolo Mureddu. Proprio a cavallo del Ferragosto sono apparse nei social, come succede ogni anno, diverse lettere, post e pubblicazioni su quelli che sono i gap, i deficit e spesso le inadempienze del Sud Sardegna e in particolare del Sulcis Iglesiente in tema di ricettività e accoglienza ai turisti. In particolare, una di esse sta facendo discutere molto gli internauti e anche qualche addetto ai lavori. Ed è quella di un ricercatore cagliaritano che ha esposto diversi fatti accaduti in questi giorni in varie realtà turistiche della Sardegna. Si va da Carloforte, dove si registra la mancanza del POS per i pagamenti telematici in alcune attività del centro, alla spiaggia di Portopino, con la critica al gestore di un chiosco che quasi si è arrabbiato di fronte alla richiesta dell'avventore di avere lo scontrino fiscale. Fino alla questione trasporti, e in particolare nella bretella che collega Cagliari a Carbonia, e l'assenza di indicazioni in lingua italiana e straniera, specie nel tratto di Siliqua, in cui bisogna effettuare il cambio obbligato tra treno e bus per arrivare alla città mineraria. Critiche legittime che però, specie a chi si spertica per promuovere dal punto di vista turistico e delle nostre eccellenze territoriali, sono sembrate eccessive. D'altronde, quante volte sarà capitato di andare in località turistiche rinomate e di riscontrare analoghi problemi? Così come ha replicato nella propria pagina personale Giuseppe Messina, promotore del sodalizio Visit Sulcis, al quale aderiscono 165 attività commerciali ricettive su 11 comuni del territorio. Secondo il promotore turistico, messaggi di questo tipo sono deleteri perché creano cattiva pubblicità per il territorio e sortiscono l'effetto di evidenziare le negatività a discapito delle tantissime positività che in tutti i modi si sta cercando di far emergere per attirare nel Sulcis Iglesiente molti turisti da ogni parte del mondo e creare così un forte impulso all'economia in un settore spesso sottovalutato. Alla base della comunicazione turistica ci sono proprio queste regole elementari. E allora la domanda che nasce spontanea in questi casi è, sebbene sia legittimo ogni stimolo a far meglio, quanto serve denunciare situazioni che vanno male e quanto invece evidenziare quelle che vanno bene per migliorare sempre più l'offerta turistico-ricettiva del territorio? Chiudiamo la seconda parte del nostro telegiornale parlando dell'inaugurazione del Museo di San Ponziano avvenuto sabato scorso a Carbonia. Vediamo. Sta Tempo. subito perché Sì. Si è tenuto sabato sera, nella splendida cornice del Sagrato di San Ponziano a Carbonia, la conferenza di presentazione del libro del catalogo del museo. Per l'occasione è stato anche inaugurato il sito museale alla presenza dei cittadini che hanno partecipato all'iniziativa. Nella conferenza, che si è articolata con gli interventi dei vari relatori, dal presidente della Fondazione del Cammino di Santa Barbara, Gian Piero Pina, e dall'assessore alla cultura, turismo e spettacolo del comune di Carbonia, Sabrina Sabiu, si ripercorsa la nascita di Carbonia, la costruzione del campanile e si è discusso delle importanti prospettive di valorizzazione della cultura e in particolare di siti attrattori come il nuovo museo inaugurato nella chiesa, sia a livello religioso che culturale per la promozione turistica. Apriamo questa terza parte del nostro telegiornale parlando della seconda edizione del Big Blue Festival, al via il 18 agosto prossimo nell'antica tonara di Porto Scuso. Vediamo. Dal 18 agosto prossimo fino al 20 partirà a Porto Scuso, nel sito dell'antica tonara di Subranu, la seconda edizione del Big Blue Festival, interamente dedicato alle eccellenze naturalistiche e all'ambiente. L'evento, organizzato dall'associazione Argonautilus con il patrocinio del comune, vedrà la partecipazione del famoso fotografo naturalista, conosciuto in ambito mediatico nazionale e per il suo impegno in numerosi concorsi fotografici, Marco Colombo. Oltre a lui saranno presenti il geologo paleontologo Luigi Sanciu, direttore di importanti musei in Sardegna, Stefano Vascotto, autore della guida Sardegna in kayak, la costa dell'Iglesiente, e diversi altri fotografi molto conosciuti nell'isola. Saranno ospiti dell'evento anche le associazioni ANMI di Porto Scuso e Sud Kit Sardegna.
Durante la manifestazione verranno presentate mostre fotografiche, proiezioni di film e si terranno diversi workshop ludico-scientifici rivolti ai bambini, sempre all'insegna della promozione ambientale e del rispetto delle biodiversità in un'ottica di difesa dell'ambiente. Ora parliamo della manifestazione Lezioni d'arte contemporanea per la comunità che inizierà il 19 ad Iglesias. Vediamo i dettagli nel servizio. Sabato 19 si terrà a Iglesias alle ore 20:30 nella piazza San Francesco il terzo appuntamento con Pubblica Lezioni d'arte contemporanea per la comunità. L'evento, promosso dalla Scuola Civica d'Arte Contemporanea di Iglesias, vedrà la partecipazione di Alessandra Piuselli, direttore dell'Accademia delle Belle Arti Carrara di Bergamo e docente di Storia dell'Arte Contemporanea e di Arte Pubblica al Master in Economia Management del Sole 24 Ore. Con tale iniziativa, fanno sapere i promotori, si potranno affrontare le principali tematiche dell'arte e della cultura contemporanea mettendo a disposizione del pubblico e dei non addetti ai lavori le modalità di lettura, le strategie percettive e i processi cognitivi più efficaci per spiegare come e perché l'arte contemporanea non sia poi così facile da fare e difficile da capire. Chiudiamo il nostro telegiornale parlando di sport e specificatamente del nuovo organigramma della società Carbonia Calcio. La nuova società che gestisce il Carbonia Calcio ha reso noti i nomi dell'organigramma societario che accompagnerà la squadra per la stagione 2017-2018. Il presidente sarà Antonio De Sogus, i vice saranno Carlo Fotti, Geppo Contu e Checco Fele. A gestire la cassa sarà Antonio Guiso, mentre il direttore tecnico e responsabile del settore giovanile e scuola calcio toccherà a Giorgio Melis. Ferruccio Azzori sarà il direttore sportivo e Stefano Canu quello organizzativo. Tre tecnici, confermato il mister della prima squadra Andrea Marongiu, che verrà coadiuvato dai secondi Manuel Contu e Fabrizio Aneda. Preparatore dei portieri sarà Simone Di Franco, fisioterapista Alessandro Massaiu e massaggiatore Stelio Pugedu. Manuel Contu sarà anche l'allenatore della squadra juniores, supportato dal vice Fabrizio Aneda. Infine allenerà gli allievi regionali Fabio Piras, che si avvarrà della collaborazione di Giovanni Sabiu e i giovanissimi Floriano Congiu con l'aiuto di Antonello Murroni. La prima di campionato è prevista per il 1° di ottobre, ma già a metà settembre si scenderà in campo per la Coppa Italia. Il nostro telegiornale è concluso, vi ricordo che a seguire andrà in onda Noasa in Curzu a cura di Guido Cadoni. Grazie per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.